rappresentare appunto questa nuova possibilità che già diciamo, stiamo costruendo da parecchi anni, ecco, io, perché questo diciamo è la ciliegina sulla torta. Ecco. Oggi la giornata importantissima riguarda l'inaugurazione di un laboratorio finalizzato alla diagnosi dei veicoli a motore. Come tutti sappiamo, la diagnosi oggi è parte fondamentale della meccanica, non solo automobilistica, ma anche legata all'ambiente navale. Tutti sappiamo che oggi i motori sono a gestione elettronica. Quando accendo una spia è di fondamentale importanza capire cosa c'è che non funziona in un motore e intervenire e quindi andare a riparare, sostituire il pezzo che comunque presenta un'anomalia. In questo senso la nostra scuola, grazie alla convenzione con la Texa, che è un'azienda orgogliosamente italiana, è riuscita a portare avanti un progetto molto importante che consentirà ai nostri giovani non solo di conseguire il diploma tradizionale, ma anche di conseguire questa specializzazione che gli consentirà di poter intervenire su tutto quello che ha a che fare con i motori e contestualmente trovare anche un'occupazione qualificata. Non voglio dire che il lavoro del meccanico, dell'autoriparatore è finito, ma sicuramente trova un valido aiuto nella diagnosi che con questi moderni strumenti riusciamo a fare. La Texa è una multinazionale, ecco, che già da parecchi anni ha guardato al futuro dei giovani e ha investito appunto in questa formazione sul settore automotive e quindi, ecco, dico, nasce oggi questo che è il quarto polo formativo della Sicilia. Allora, questo progetto viene articolato in un percorso di studi che è previsto al Ministero con l'integrazione della parte Texa. Ci sono dei moduli, quindi parliamo dei testi particolari che vengono integrati al percorso di studi e fanno i ragazzi, che permette loro di acquisire alla fine dei 5 anni tramite un esame rigorosissimo fatto o in sede, quindi qua a Patti, o a Treviso direttamente alla Texa, dove i ragazzi conseguiranno il patentino per operare per conto Texa e quindi avere un'opportunità di lavoro in più. Diciamo che questa opportunità di lavoro già sta cominciando a dare i suoi frutti, perché abbiamo tanti ragazzi che sono stati diciamo, assunti presso aziende importanti. Abbiamo dei ragazzi di Sant'Angelo che lavorano in Ducati e in Ferrari, un ragazzo che è in prova per ora in Lamborghini. Abbiamo le aziende del territorio che vengono fin dentro scuola a chiederci ragazzi. La settimana scorsa abbiamo sistemato un ragazzo a Lanzacar avendo il patentino Texa, è un, diciamo, ha una marcia in più per poter spendersi nel mondo del lavoro. Ecco, in tutta la Sicilia ce ne sono uno a Catania, uno a Palermo, uno a Piazza Armerina, la provincia era. Piazza Armerina Enna, e uno, guarda caso, a Borghese Parano di Patti. Le conoscenze che servono per poter affrontare questa formazione di Texa, parliamo di circa 10-12 esami nel triennio, ci sono dei moduli, ci sono qua in fondo, ci sono due classi che si sono già diplomati nel 2021 e nel 2022 e possono testimoniare loro stessi, abbiamo trattato parecchio, prima formandoci noi per essere formatori e poi loro con lo studio, con l'applicazione, fino ad arrivare al superamento di questi esami. E grazie a questo poi conseguono al quinto anno, oltre al diploma, l'attestazione di tecnico diagnostico specialista. Tex è un'azienda italiana, nonostante il nome. L'acronimo sta per tecnologie elettroniche, la X sta per PER, quindi nel 92 in cui è nata anticipati messaggini con la PER, per l'auto, quindi produciamo sistemi di diagnostica per l'auto. Cos'è il settore automotive e che cos'è Texa Edu? Il settore automotive è il settore che raggruppa tutto l'ambito dell'attrezzatura, della diagnostica per le officine, quindi l'ambito delle attrezzature per l'officina meccanica. La nostra divisione, Texa Edu, è la divisione che si occupa della formazione per i meccanici. È nata nel 2004 e fornisce un programma didattico
per la formazione del meccanici, carrozzieri e gommisti. E sempre dal 2004 ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione per la formazione dei futuri meccatronici, cioè all'interno degli istituti professionali come quello che stiamo andando a inaugurare oggi. Abbiamo attivato un'accademia per formare i futuri tecnici diagnostici specialistici. Rispetto al passato la meccanica si evolve e quindi c'è una necessità sempre di più di avere dei tecnici più esperti. Assolutamente. Noi abbiamo attuato questo progetto, attivato questo progetto proprio alla luce di queste necessità. Spesso vendiamo lo strumento e ci chiedono: avete anche il tecnico che lo sa utilizzare? Proprio perché l'evoluzione, in particolare nel settore automotive, dove si è passati da una meccanica a una meccatronica molto molto spinta, richiedono delle competenze che sono ormai diventate di elettronica, di informatica. Allora, Mauro è l'ultimo, quello di cui vi parlavo, che adesso lavora all'attaccante. Io Mauro sì. Ho avuto a lungo alla scuola dell'infanzia, quando ero. Oggi assistiamo all'inaugurazione del polo formativo Texa Edu qui al Borghese Faranda, un progetto molto ambizioso, ma cosa rappresenta per voi e qual è l'obiettivo? Allora, il nostro obiettivo è quello di aprire sempre più la scuola e di metterla in stretta connessione col territorio. Territorio che non è necessariamente solo il territorio proprio dei dintorni, ma tutto il territorio nazionale e anche internazionale. Allora, la specializzazione di Texa cosa porta? Porta ai nostri ragazzi un ulteriore carta vincente, dico io, per quello che può essere spendere il loro futuro. Ecco, perché quando si ipotizza anche un ampliamento dell'offerta formativa, ecco, deve essere pensato e ipotizzato solo ed esclusivamente per guardare al futuro dei nostri giovani. Possiamo dire che il Borghese Faranda è sempre attento a valorizzare l'istituto e a valorizzare i ragazzi. Ecco, io direi che siamo attenti a pensare al loro futuro, ecco, perché essere attenti solo a valorizzare la nostra scuola sarebbe strettamente correlato ai 5 anni in cui i ragazzi trascorrono il tempo nella nostra scuola. Ma noi lo facciamo tutte queste cose, sono tante altre attività, ecco, per pensare al loro futuro, perché noi li seguiamo anche dopo. Ecco, non ci interessa avere l'alunno giusto per fare un numero all'interno delle prime classi di iscrizione, ma noi, ecco, dove possiamo, cioè, li accompagniamo fino a quando hanno, ecco, una loro autonomia, ecco, dico, lavorativa e economica. Un fiore all'occhiello sicuramente anche questo progetto che sta per partire, o meglio che già è partito. Ma vediamo qui alle sue spalle anche qualcos'altro che fa parte di un altro progetto, ce ne vuole parlare? Sì, certamente. Allora, è strettamente correlato al settore di cui stiamo parlando e che valorizziamo appunto con la certificazione Texa Edu. A breve consegneremo una Lancia Fulvia Coupé da Rally. E quindi, che vedete qui su questo tavolo, sono alcuni pezzi, ecco, di coda che poi verranno assemblati insieme alla carrozzeria. I ragazzi cosa hanno fatto? Hanno smontato tutto il motore, lo hanno ridefinito, ripulito, sistemato i pezzi ovviamente non funzionanti. E dopodiché, ecco, dico, sono tutti i pezzi, li vedete, cioè, ecco, come se fosse tutto nuovo, ecco, dico, sì, sicuramente verranno montati appunto sulla Lancia Fulvia Coupé da Rally, e questa sarà appunto anche qui, prima in Italia, dall'estilo una Lancia Fulvia. Ragazzi, ovviamente parliamo di scuola. Questa macchina poi, una volta realizzata, parteciperà pure ai rally. Quindi una soddisfazione ulteriore. Ma certamente, ecco, dico, ma questa scuola in 11 anni, ecco, dico, che la dirigo, mi ha dato grandi soddisfazioni, ma spero che me le dia ancora, perché abbiamo una mente che guarda al futuro.